Allora, signor Sindaco, anche Rogudi tende una mano ai giovani cosiddetti problematici. A che punto siamo sotto la tematica del riconoscimento dei diritti e dello statuto di essere bambini oggi, di essere giovani oggi? Sono costretto a fare una precisazione. A livello formale è Rogudi che organizza la manifestazione e in senso reale la manifestazione viene organizzata su scala provinciale. Qui oggi abbiamo moltissimi dirigenti scolastici che vengono anche dalla Piana, dalla Locride, abbiamo il presidente del Tribunale di Castrovillari, esperto in questa tematica non solo per competenza giuridica ma anche perché Corigliano, Rossano, Castrovillari stessa sono con la più alta incidenza di disagio giovanile, di violenza, bullismo, violenza di genere, per cui abbiamo come esperta la dottoressa Caterina Chiaravallotti, che rappresenta appunto il Tribunale di Castrovillari. Abbiamo anche il Vescovo di Locri, quindi i nostri confini non sono certamente quelli di Rogudi e neanche quelli dell'area grecanica. Direi neanche quelli del Consiglio Metropolitano, poiché è una tematica che la Calabria può e deve affrontare in senso corale. E un'altra dimensione di questa manifestazione viene data dal Direttore Generale dell'USR, quindi non il provinciale che abbiamo invitato, ma il Direttore Generale regionale, per dare appunto la dimensione regionale di questa manifestazione, quindi ben più grande di noi, sono indegnamente qui a rappresentare, a coordinare i lavori. Abbiamo anche il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, quindi tornando appunto a questo livello territoriale non possiamo circoscriverla a Rogudi. Certamente Rogudi si impegna per la propria parte, io oggi rappresento il Consiglio Metropolitano solo in parte, che sono insediato dal punto di vista formale, ma non possiamo produrre atti, per cui l'attestazione di presenza di questa importante manifestazione, dico importante non perché l'ho organizzata io ma perché produrrà una proposta e ci sarà messa a votazione assembleare una proposta sul tempo pieno scolastico con le varie articolazioni, ovviamente perfettibile, ovviamente una proposta che può vedere dei ritocchi, motivo per il quale abbiamo voluto invitare gli attori della scuola, principalmente le famiglie, i dirigenti scolastici e un po' tutta la rete che compone la scuola, la Chiesa, il Garante per i minori e così via. Quindi Rogudi appunto è stato attento il 27 agosto quando abbiamo fatto la serata di beneficenza per i terremotati con Pippo Franco, in cui come tema abbiamo lanciato il disagio giovanile, la microcriminalità e il bullismo e ci eravamo impegnati proprio a fare un'iniziativa di questa portata, di questa levatura entro la fine di settembre, purtroppo non a causa nostra ma per incrociare sei importanti relatori come abbiamo oggi, chiaramente non potevamo da soli decidere la data, quindi ci hanno trascinato fino al 18 ottobre, però è una data ancora molto utile, non siamo fuori termine. E di questa esperienza ne abbiamo parlato preliminarmente con il sottosegretario all'istruzione Faraone e con la sua struttura ministeriale, che ci daranno una mano nel cercare di fare rete nel senso più pieno del termine. Speriamo di riuscirci, certamente noi ci impegneremo, abbiamo predisposto già del materiale informativo al fine di girare le scuole, abbiamo prodotto, potete vedere, dei roll up, anche delle brochure che rappresentano questo progetto e che ci impegniamo appunto, mi impegno personalmente almeno in 4, 5, 6 tappe a rappresentare nelle scuole, cercando di fare il territorio provinciale, metropolitano, di farlo con un raggio d'azione che possa, a ventaglio coprire un po' tutta l'area, non faccio bova, palizia e condofuri, ma cercherò di fare la Locride, la Piana, l'area dello Stretto, eccetera, così come ormai faccio da un po' di anni girando per le varie tematiche. Quindi questo è l'inizio, speriamo che la manifestazione possa dare un ulteriore contributo rispetto ai documenti che abbiamo prodotto noi, parte organizzativa, ma che possa arricchirli con il confronto che verrà appunto da questi importantissimi attori ed interlocutori. Una considerazione personale, secondo lei di fronte ai problemi dei giovani, alla sofferenza dei giovani, perché molti bambini in seguito a queste dimenticanze da parte degli adulti rischiano la depressione, il suicidio, le degenerazioni in forme di violenza, eccetera, che domande dovrebbe porsi la politica? La politica dovrebbe porsi le domande anche del tempo pieno.
Non sono un tifoso sfegatato del giudice Gratteri, ma non sono neanche un suo avversario, però devo dire che sulle tante cose tematiche che lui affronta anche al di fuori del suo stretto, diciamo, mandato, perché lui è uno molto impegnato nel sociale, ha tirato anche in ballo il tempo pieno scolastico come soluzione al disagio giovanile. Questa è un'azione concreta, bisogna capire se gli attori qui oggi presenti riusciranno a portarla avanti e quindi non lasciarla lettera morta o comunque proposta venuta dal basso, e per basso intendiamo noi che l'abbiamo portata avanti, ma riusciranno a fare un'azione concreta, perché qui dentro ci può stare la formazione professionale, ci può stare le politiche sociali, ci possono stare le politiche sociali, ci può stare appunto la rete dell'istruzione, quindi chiaramente tutte le politiche giovanili che lei, diciamo, faceva notare prima. Grazie signor. Grazie a lei, grazie a lei.